Marzio Arrigoni. Magliaso vuole la galleria di circonvallazione, la vuole il municipio che ha già stanziato un credito di 350.000 franchi per l'allestimento di un piano particolareggiato del nucleo, la vuole il movimento ambientalista Vivi Magliaso. La decisione di non inserire la galleria tra le priorità del piano dei trasporti non è piaciuta a chi si batte da anni per migliorare la qualità della vita del comune malcantonese confrontato con il problema traffico. 26.000 veicoli in media transitano quotidianamente da Magliaso. Mezz'ora fa ho ricevuto una telefonata dall'onorevole Mario Ferrari, che un accordo fra tutti i partiti presenti nella commissione della gestione presenteranno nel rapporto al Gran Consiglio anche la circonvallazione di Magliaso. Ora, la circonvallazione di Magliaso, se il Gran Consiglio accetta questa modifica, dovrebbe far parte del primo pacchetto. Non è un regalo, perché noi stiamo lavorando da 5 anni su questa cosa e abbiamo seguito alla lettera le richieste dell'onorevole Boradori. Noi adesso siamo pronti e non possiamo essere scaricati. Scaricati vuol dire buttare via finanze pubbliche, vuol dire poi anche non rispettare gli accordi e non così continuare in quel rapporto di fiducia che avevamo con le autorità cantonali. Noi ci fidiamo fino a quando vedremo il Gran Consiglio che vota a nostro favore, cioè non deve esserci solo una frase, anche la circonvallazione di Magliaso è equiparata alla circonvallazione di Bioggio Agno, ma deve esserci anche un piccolo credito per la galleria, altrimenti diventa solo una questione di principio. E siccome non ci fidiamo più tanto di nessuno, ci mobiliteremo ancora e facciamo una manifestazione ancora come popolazione il 26 di febbraio. Per il municipio, per Vivi Magliaso, è un'opera urgente.